Mister, qualcuno di loro chiamatelo poi, se lo merita. Hai praticamente già detto tutto? O vogliamo parlare anche della grande prestazione? C'è la partita. Un'altra gara di grande cuore, di grandissima sofferenza, affrontata in un'emergenza che penso sia innegabile, ma affrontata con uno spirito e una voglia che ha fatto veramente sì che chiunque fosse parte del gruppo che affrontava oggi il Ponte San Pietro tirasse fuori il suo meglio e fosse ancora una volta impegnato ad agire, a fare quello che c'è da fare, senza, ed è difficilissimo quello che stiamo provando a fare, senza la logica del risultato, cioè con l'obiettivo che diventa il fare le cose, il responsabilizzarci su tutti quei fattori che sono sotto il nostro controllo. E allora su quello possiamo incidere, dobbiamo incidere, il risultato diventa una conseguenza dell'obiettivo. E credo che oggi veramente sono stati commoventi per me, sono stati ai limiti di questo. Senti, al di là della coesione del gruppo, quanto secondo te l'incoscienza forse dei più giovani ha dato tanto a questo risultato? Ci ha dato tanto, ma è nelle loro corde, era quello che potevano fare loro e l'hanno fatto, la responsabilità che vuole Salami nell'andare a battere il rigore, Settimo nel conquistarselo, Giovanni che finalmente gli ho visto tirar fuori il coraggio e ha tirato fuori un gol che è di altri palcoscenici. Ma ovviamente coadiuvati, spinti, sostenuti, aiutati dai vecchi. Oggi veramente oggi è andato tutto come doveva andare, ripeto, nei limiti delle cose che erano possibili controllare da parte nostra. E non mi stupisce che abbiano tirato fuori questo tipo di prestazione, perché è un gruppo che ha grossi valori, ha grandi valori, e in questo rush finale dovremo metterceli tutti, perché ovviamente adesso non è che dobbiamo avere toni trionfali, adesso basta, da stasera loro fanno la Pasqua, noi pensiamo a quello che c'è da fare. Tra l'altro, permettetemi di, visto che non c'erano, gli avevo detto di venire, però non c'era lo staff, e per me Bezzi, Neto e Castelli insieme a tutti quelli che collaborano sono un membro vitale di questo gruppo, e sono grato all'infinito. Quindi grande personalità, è stato lui che è andato a prendere la grande parte. Personalità, grandissima personalità. Si diceva l'altro giorno, insomma, che di occasioni ne ha avuto anche poche, proprio di giocare, non certo. Solo di mettersi in mostra. Certo, ha risposto bene, al di là di questo tassello che comunque ha il suo significato proprio per la pesantezza di quel pallone. Quindi credo che come tutti abbia risposto presente e ci abbia detto che possiamo contare su chiunque per poter cercare di fare questa impresa.